Dalla postazione cronaca del campo A di Pian di Poma un saluto agli appassionati di calcio dilettantistico ligure da parte di Gerson Maceri e di Daniele Saba, che come da tradizione ci raggiungerà fra poco qui in postazione. Tele Sanremo continua a portare nelle vostre case, sui vostri PC e sui vostri dispositivi mobili il campionato di promozione più appassionante del nuovo millennio, e questo mercoledì lo fa offrendovi il recupero fra Carlin Boys e Rivarolese. Tanti motivi di interesse di questo incontro, ma andiamo però subito a leggere le formazioni, partendo come di consueto da quella ospite, con mister Sorbello che schiera questo 11 con l'1 Piovesan, 2 Vitellaro, 3 Bottero, 4 Castro, 5 Salvetti, 6 Piscitelli, 7 Mazzei, 8 Chiarabini, 9 Piovesan, 10 Sighieri, 11 Jaime. A sua disposizione solo 5 effettivi, col 12 Branda, 13 Tossio, 14 Muhai, 15 Guglielmi, 16 Pastorino. Per quanto riguarda la Carlins, invece, tante le novità rispetto al match vittorioso di domenica scorsa contro l'Albissola. In porta col numero 1 Todde, 2 Pesco, 3 Bruno, 4 Tursi, 5 Alberti, 6 Stamilla, 7 Capra, 8 Balbo, 9 Daddi, 10 Cariello, 11 Battaglia. A disposizione di mister Valentino Papa col 12 Farzoni, col 13 Fernandez Ruggeri, col 14 Cocito, col 15 Atragene, 16 Tarantola, 17 Scalzi, 18 Espinal. Tutto pronto per il calcio inizio qui a Pian di Poma, giornata piuttosto fredda. Intanto ci ha raggiunto in postazione Daniele Saba, al quale chiediamo subito un commento su questo incontro, che potrebbe essere sottovalutato da un certo punto di vista. La Carlins però oggi ha un'occasione ghiottissima e non deve lasciarsela sfuggire, quella di raggiungere e sorpassare in vetta la Voltrese. Buonasera a tutti. No, sottovalutato assolutamente no, anche vedendo un po' la formazione schierata da Valentino Papa, il turnover che avevamo segnalato già domenica scorsa, un po' per le squalifiche e un po' per appunto schierare una formazione comunque competitiva oggi. Abbiamo visto il rientro in formazione di Cariello, Capra e Alberti, e quindi è una formazione assolutamente completa anche questa. Quindi la partita non viene assolutamente sottovalutata né dall'allenatore e né dai ragazzi. L'occasione è troppo ghiotta, come hai detto giustamente te, per portarsi solitari in vetta alla classifica, per poter chiudere sperando di vincere poi domenica a Campomorone il girone d'andata in testa alla classifica. Attenzione anche all'Albenga però, che anch'essa gioca un recupero quest'oggi. Intanto seguiamo questa primissima azione d'attacco con la Carlins che tenta con un traversone lungo come da tradizione di Pesco in mezzo all'area, poi qui il fallo a centrocampo, primo calcio di punizione assegnato a favore della Rivarolese sulla linea mediana del campo, quando passa proprio in questo momento primo minuto di gioco fra Carlins e Rivarolese, risultato ovviamente fermo sullo 0-0. Qui un tentativo di sorprendere dalla distanza Todde da parte di Piscitelli, che l'arbitro però non omologa, dunque si ripeterà il calcio di punizione. Ancora Piscitelli che prova a mettere questo pallone sulla sinistra, dove era Jaime pronto a stoppare, a ricevere il pallone anticipato però dalla difesa della Carlins, che ora riparte sul settore di sinistra con Bruno. Palla che scorre orizzontalmente, appoggia in maniera errata Stamilla, però questa volta a centrocampo. Break della Rivarolese, prova a ripartire, Cariello di testa libera l'area, calcio di punizione però a favore della Rivarolese, non si concretizza la norma del vantaggio, dunque il signor Simone Sanseverino della sezione di Albenga torna sui suoi passi, decreta il calcio di punizione per la Rivarolese, posizione interessante a circa 25 metri dalla porta difesa da Todde, pallone che però viene restituito con gesto di fair play dalla formazione giallo-rossonera, dunque Carlins che può far riavviare l'azione con Alberti che tenta l'apertura col mancino su Balbo, lo scarico all'indietro per Tursi, poi Estamilla nel cuore del gioco del centrocampo a servire Cariello, dentro per Capra, prova la sponda per Battaglia che si era centrato, ora numero d'alta classe di Battaglia che prova ancora a innescare in profondità Daddi, c'è Piscitelli in anticipo, difende l'uscita di Pierluigi Piovesan, dunque nessun problema per la difesa della squadra genovese, che può in tutta tranquillità far ripartire l'azione con questo lancio lunghissimo, ancora una volta in profondità, cercare lo scatto di Mazzei anticipato ancora una volta da Pesco, che ha recuperato dunque dall'infortunio patito negli ultimi minuti di gioco della sfida del match contro l'Albissola.
leggerissima distorsione che non ha compromesso dunque la presenza del giovane terzino matuziano in questo recupero, che è stato anche a rischio nelle intenzioni, in quanto la Rivarolese ha ufficialmente protestato con i vertici della FIGC per questo recupero posto il mercoledì alle ore 15. Tanti giocatori lavorativamente impegnati durante la settimana e dunque non impiegabili in campo. Questa è senza dubbio una delle chiavi di questo campionato, che viste le tante allerte meteo, visti i tanti rinvii, si gioca anche infrasettimanalmente con questa variabile impazzita appunto delle assenze lavorative. Sì, io capisco chiaramente le rimostranze della Rivarolese, però sinceramente a noi, riprendendo un pochettino il discorso che avevamo fatto domenica per quanto riguarda gli impianti sportivi, siamo in una condizione in cui non possiamo disporre di un impianto sportivo completo, perché il terreno di gioco del comunale sappiamo in che condizioni è, quindi non era possibile affrontare una partita così importante sul terreno di gioco del comunale, dove invece l'impianto di illuminazione è ottimale. Al contrario, qui abbiamo un terreno di gioco bellissimo in sintetico, però un impianto di illuminazione assolutamente insufficiente, e quindi giocando alle 18 avremmo rischiato il rinvio della partita o la sospensione della partita in qualsiasi momento, perché oggi l'impianto di illuminazione dello stadio, del campo sportivo di Pian di Poma, non è assolutamente in grado di garantire la luminosità sufficiente per la disputa di una gara ufficiale. Per chi si fosse perso la precedente puntata sull'impiantistica, vi rimandiamo alla telecronaca di Carlin Salvisola di domenica scorsa, che potete trovare sul canale YouTube Redazione SportTV e sulla nostra pagina Facebook SportTV. Tutte le partite della Carlin Boys, quelle disputate ovviamente sul terreno amico, sono una produzione SportTV, tutte le telecronache integrali dunque sui nostri canali Telesanremo 216 il digitale terrestre, ma anche sul web, come vi abbiamo appena ricordato. Rientriamo in cronaca diretta quando siamo quasi al sesto minuto del primo tempo, ancora fase di studio fra le due squadre, con una Rivarolese che sta cercando soprattutto di sfruttare i break concessi dalle perdite di possesso in zona difensiva della Carlins. Poco fa Stamilla è stato impreciso nel controllo, facendo ripartire Mazzei sulla sinistra, il quale però dopo uno scambio col compagno al centro non è riuscito a tornare sul pallone profondo, dunque azione che è sfumata, potenzialmente pericolosa, ma la Carlin se ne è uscita bene e adesso prova a imporre il proprio gioco con Cariello, che apre splendidamente sulla sinistra per Capra, ha spazio davanti a sé per andare all'uno contro uno, preferisce l'appoggio per Alberti, che prova a mettere questo pallone in mezzo, anzi si trattava di Bruno. Deviazione in calcio d'angolo, il primo del match, sul quale ovviamente si porta Alfredo Cariello, uno degli ultimi acquisti del mercato dicembrino proveniente dal Ventimiglia. Pallone all'indietro, forse uno schema, la palla per Stamilla, che però è stato ostacolato nel suo incedere da Daddi, dunque è una occasione che sfuma molto propizia, è la prima conclusione verso lo specchio della porta quando siamo giunti al settimo minuto. È stato Stamilla l'autore con questa conclusione che è finita alta per un deficit di coordinazione dovuto anche al disturbo del compagno Daddi. I due non si sono capiti, qualche scambio abbastanza vivace, ma tutto rientra nella norma. Dunque Carlins che prova subito a ripartire, ancora sulla destra con Daddi, perfetto il suo stop, l'inserimento di Balbo, il pallone messo in mezzo violentemente, la palla respinta, poi arriva Stamilla, ancora una volta la conclusione violenta verso la porta difesa da Pierluigi Piovesan, questa volta pallone a lato. Dunque due conclusioni nel giro praticamente di 40 secondi, sempre Stamilla protagonista. La Carlins che vuole subito imprimere il proprio marchio di qualità su questo match, l'aveva chiesto anche nel post gara mister Valentino Papa, una squadra più aggressiva, più conscia, più volitiva. Bisogna avere fame, bisogna avere la mentalità giusta per vincere questi campionati. Dunque Carlins ancora alla ricerca di questa identità vincente, pienamente vincente, visto che comunque anche in un periodo che possiamo chiamare di transizione la squadra nero-azzurra si trova comunque al primo posto in classifica a pari merito con la Voltrese, oggi ha l'occasione di tentare la prima mini fuga. Tanto Battaglia serve ancora a Capra, molto nel vivo del gioco Battaglia in questa posizione più centrale rispetto a quella canonica, sembra funzionare molto bene l'intesa fra l'ex giocatore dell'Arenzano e l'ex giocatore del finale.
Tanto seguiamo ancora questo calcio di punizione affidato al piede sinistro di Cariello. Gioco che era ripreso con un certo anticipo, l'arbitro comunque, nonostante un fischio un po' tardivo, ha lasciato proseguire una Carlins che comunque sta cercando in queste prime fasi di installarsi con costanza nella metà campo ospite, ed è già andata due volte pericolosamente al tiro, dunque sembra esserci quella fame e quella volontà chiesta da Valentino Papa dopo la partita con l'Albisola. Sì, in queste prime battute direi che si ripete un po' il leitmotiv della partita di domenica scorsa, dove la Carlin Boys molto propositiva, però finora poco concreta nei 16 metri avversari, è una rivarolese che comunque non rinuncia a giocare come ha fatto domenica l'Albisola, a giocare prova ne sia che ora si sono conquistati questo calcio di punizione in cui possono creare la prima occasione, diciamo, d'attacco della partita. E allora lo andiamo a seguire questo calcio piazzato con quattro uomini in area, molto largo Aime, più al centro la batteria di difensori, pallone teso in mezzo, vanno a saltare Vitellaro e Salvetti ma vengono anticipati dalla difesa della Carlins. Prova a ripartire Balbo con un gioco di prestigio, serve sulla destra Daddi, ha spazio davanti a sé, può percorrere la fascia, preferisce fermarsi, servire la corrente Balbo che ha seguito l'azione, al centro c'è Battaglia, affrontato in maniera fallosa, l'arbitro da prima concede la norma del vantaggio, poi sul successivo passaggio consente ancora di giocare, dunque si riprenderà con un calcio d'angolo, è il secondo del match, ancora una volta sulla bandierina Alfredo Cariello. Pallone lungo a spiovere sul secondo palo dove Daddi si era già coordinato per il tiro al volo. Probabilmente quella porta è particolarmente propizia per Pietro Daddi, visto che domenica, con una conclusione simile, di splendida fattura, aveva insaccato il gol del 2-1. Tanto Balbo corto per Capra, affrontato in maniera molto rude. Pallone che comunque viene messo in mezzo per Battaglia, recupera un pallone ormai perso, poi il cross sul secondo palo di Capra per Daddi. La sponda per Tursi, ed ecco l'1-0 della Carlins quando siamo giunti all'undicesimo minuto. Era una Carlins che stava cominciando a premere in maniera insistente. Questo gol va proprio a premiare la volontà, la cattiveria e l'ambizione della squadra nero-azzurra, che dunque sblocca il punteggio all'undicesimo minuto. Ciò che non era riuscito proprio nel match contro l'Albisola, dopo un primo tempo in cui non ha funzionato niente, così ha detto Valentino Papa. Ecco la risposta della Carlins, che da squadra di grande qualità e di grande personalità qual è. Mette subito in chiaro le cose e si porta subito in vantaggio per 1-0 all'undicesimo minuto con questo gol di Tursi. Il giocatore è sempre abile a farsi trovare pronto su queste situazioni di calcio piazzato e di calcio d'angolo. Conferma la sua verve realizzativa dopo i tanti gol segnati con la maglia del Ventimiglia. Ma Carlins comunque che prova ancora una volta a insistere sulla destra con Daddi, che agisce in queste prime fasi molto 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 largo. Importantissimo ovviamente aver sbloccato il risultato subito ad inizio match, proprio per dare un'impronta subito all'incontro e evitare che la rivarolese possa prendere fiducia. Sì, per le caratteristiche della Carlin Boys, con i giocatori di assoluto valore che hanno davanti, a cui si aggiungono anche i difensori in occasione dei calci d'angolo, abbiamo visto un'azione ben congegnata, lo scambio di Balbo che aveva servito Capra, ha saltato l'uomo, ha messo una palla sul secondo palo splendida, su cui assist di, mi sono perso chi è che aveva fatto l'assist, a Tursi. Vabbè, comunque sulla sponda del compagno, poi Tursi si è fatto trovare pronto alla deviazione e ha siglato l'1-0, importantissimo perché ovviamente dà anche una certa tranquillità alla Carlin Boys, che può giocare, può imporre il proprio gioco. Attenzione però, adesso c'era una bella palla filtrante centrale per Federico Piovesan, c'è stata la respinta di Alberti che ha colpito addirittura Piovesan al volto, è rimasto leggermente contuso a terra il centravanti della rivarolese, speriamo che non sia niente di grave, infatti si rialza, è stato un tocco assolutamente fortuito perché il rinvio di Alberti intendeva liberare l'area e ha colpito invece il volto di Piovesan, e riparte adesso l'azione della Carlin Boys.
E Federico Piovesan sarà l'uomo da tenere d'occhio in questi 90 minuti qui a Pian di Poma, perché è il giocatore realizzatore principe della Rivarolese con 6 reti fin qui. Suo best score nel 2011-2012 con la maglia del Quigliano, 16 reti nel campionato di promozione quella volta. Dunque attenzione a Piovesan, che era stato assente nell'ultimo turno in cui la Rivarolese aveva colto un pareggio per 0-0 contro il Cogoleto. Per 4 undicesimi formazione genovese cambiata rispetto a quella di domenica scorsa, tanti anche i cambi per la Carnis, lo abbiamo ricordato. Rientra Capra dopo la squalifica. Intanto seguiamo questo traversone lungo sul secondo palo con la sponda di Alberti, che non trova l'inserimento di Capra. Buono però ancora una volta il tempismo e la reattività anche sulle seconde palle della Carnins in questo primo scorcio di match. Sintomo forte della strigliata anche che mister Valentino Papa e il presidente Renato Bersano hanno voluto dare dopo l'incontro con l'Albisola e in settimana, proprio per evitare cali di tensione e per cercare di raggiungere questa maturità da grande squadra che possa consentire ai neroazzurri di comandare il gioco per 90 minuti e non solo a sprazzi, come è avvenuto invece proprio con l'Albisola, in cui la partita è sì stata risolta in 6 minuti, ma per i primi 54 almeno era stato veramente deludente il comportamento dei giocatori in campo. Tanto calcio d'angolo per la Rivarolese, mischia in area, pallone lungo a cercare sempre la sponda di Piovesan, che non riesce a indirizzare bene questo pallone. Allora Balbo a buon gioco, serve Battaglia sul settore di destra, sta svariando su tutto il fronte offensivo Battaglia, poi Balbo cerca l'incursione di Stamilla, adesso in difficoltà Piscitelli, ha brancato da tre, riesce comunque a venire fuori da una situazione difficile. Allora Sighieri, serve Aime, l'anticipo però secco da parte di Alberti, rimessa laterale a favore della Rivarolese, ma azione di ripartenza che è stata sventata. Ancora Pesco in anticipo su Mazzei, ancora rimessa per i genovesi, controllo impreciso da parte di Mazzei che poi riesce comunque a rinvenire su questo pallone, va l'uno contro due, riesce a infilarsi dentro la difesa della Carlins, ma alla fine Cariello rientra in possesso di palla e può innescare la corsa di Bruno. Capra prova l'accelerazione, pallone in mezzo troppo corto sia per l'inserimento di Battaglia sia per la corsa di Bruno. Allora Rivarolese che non perde tempo e prova subito a sventagliare il gioco sulla sinistra, dove Mazzei va l'uno contro uno, questa volta vincente, cerca lo scambio con Piovesan che viene però interrotto da Tursi, rilancio lungo per Daddi, posizione irregolare da parte del numero 9 della Carlins, segnalato dall'assistente Emanuele Asciutto della sezione di Novi Ligure. L'altro assistente, quello sotto la nostra postazione, è Ettore Isolabella, sempre di Novi Ligure. No, dovevo per onore di cronaca precisare che l'assist per il gol di Tursi è stato fatto da Pietro Daddi, che si rivela anche, oltre a essere un formidabile bomber e quindi realizzatore, anche un assist man di primo livello. Volevo un pochettino, se mi consenti, se le fasi di gioco ce lo consentono, evidenziare anche un altro aspetto, che magari qualche prestazione sottotono della Carlin Boys può essere anche giustificata dal fatto che è stato fatto in questi giorni un restyling, diciamo, della formazione. Alcuni giocatori sono andati via, alcuni nuovi si stanno inserendo, devo dire in maniera splendida, non senza particolari difficoltà, e quindi è normale che in una formazione che ha iniziato a lavorare ai primi di agosto inserire dei nuovi giocatori può portare qualche piccolo scompenso, ma devo dire che adesso, alla luce di quello che stiamo vedendo in questo momento sul terreno di gioco, questo handicap è stato assolutamente assorbito. E Carnis dunque che si lancia verso la volata finale del campionato con un nuovo organico, con tanti giovani di qualità. L'ultimo in ordine di tempo è Gaston Fernandez, Ruggeri, che abbiamo visto all'opera domenica scorsa sulla fascia sinistra. Altro esterno mancino è Bruno, proveniente anche egli in prestito dall'Imperia, classe 96,
di sicura prospettiva. Vedremo se poi varrà la pena investire su giocatori arrivati in prestito. Sarà compito ovviamente del presidente Bersano, del direttore sportivo Nicola Ventura. Tanto lancio lungo senza pretese in profondità per Aime, con Todde che ha controllato e ha servito subito Cariello sulla destra. Balbo tenta il lancio lungo in profondità per Battaglia, che si interscambia molto nella posizione di vertice alto con Daddi. Daddi che chiaramente non vuole dare punti di riferimento ai difensori centrali della Rivarolese, in questo modo cercare di allargare dunque le maglie. Tanto Aime sulla destra, fermato da Bruno. Rimessa laterale a favore della Rivarolese. 19 minuti, 1-0 a favore della Carlins. Tanto notizie da altri campi ponentini col Ventimiglia, fermo sullo 0-0 al Morel, il campionato di eccellenza che ha nel Ligorna un padrone assoluto e nel Magra Azzurro un'inseguitrice con qualche cenno di crisi di identità. Vedremo se il Ventimiglia saprà approfittare di questa situazione e riuscire a risalire le posizioni. Intanto noi qui seguiamo invece il campionato di promozione con la Carlins impegnata nell'operazione sorpasso nei confronti della Voltrese. Intanto rilancio lungo di Todde, Sbilenko che finisce proprio nel parcheggio adiacente alla linea laterale del campo. Giostra sulla destra la Rivarolese con Mazzei che perde il pallone, prova a ripartire la Carlins. Daddi serve la corrente Stamilla, passaggio di Stamilla che non riesce a raggiungere Capra, poi Stamilla stesso per cercare di rimediare al proprio errore cerca di andare a infastidire Pierluigi Piovesan. L'impallo che finisce però per premiare l'estremo difensore genovese, che può procedere dunque al rilancio. Tanto spira un leggero vento da est, vedremo se sarà un fattore che potrà condizionare in qualche modo, non dico il primo tempo ma la ripresa sicuramente. Tanto Battaglia col tacco per Capra, la fantasia al comando con la catena di sinistra Capra-Battaglia, poi Bruno non riesce a controllare questo pallone, si spegne l'azione offensiva della Carnis che può essere rialimentata da Cariello. Sulla destra Pesco, Daddi attende il movimento dei suoi, sceglie di servire Balbo, in qualche modo il numero 8 riesce per venire in possesso del pallone, poi Stamilla all'indietro per Cariello, cerca il movimento in mezzo per Capra, poi il lancio lungo a cercare Daddi, l'aggancio in queste situazioni è una delle sue specialità, non riesce però in questa occasione, dunque si dispera Capra, ma Carlins che continua a insistere, recupera palloni su palloni, Balbo profondo per Daddi, difende la sfera, cerca l'appoggio all'indietro ancora per la corrente Battaglia, ma si chiude bene questa volta la difesa della Rivarolese e ancora una volta allora Cariello costretto a far ripartire l'azione da dietro. Capra contro Aime, contro Vitellaro, cerca di venire fuori da questo mismatch ma non riesce a superare il muro costituito dai due giocatori in maglia gialla. Allora Tursi, rinvio lungo a cercare lo scatto di Daddi che però si era fermato, dunque nessun problema per Pierluigi Piovesan che può andare al rilancio lungo. Una Rivarolese che è stata subito costretta, visto lo svantaggio, a alzare anche i propri ritmi di ripresa del gioco, cosa che in molte occasioni le squadre avversarie della Carnis non hanno fatto in situazioni di parità per chiari motivi. Ancora un pallone recuperato, ottima la fase di interdizione fino a questo momento di Balbo, Stamilla e Cariello.
pesco in mezzo, il solito lancio lunghissimo a cercare Daddy, anticipato però da Piscitelli, poi una serie di batti e ribatti. Bruno, Stamilla morbido per Capra, pallone difficile, riesce ad addomesticarlo comunque il talentuoso giocatore finalese, poi ancora lì indietro Stamilla, cerca battaglia, non filtra il pallone, prova a ripartire ancora una volta con lancio lungo piuttosto pretenzioso la rivarolese, si lamenta Federico Piovesan, ma difficile metterla sul piano del palleggio contro questa Carlins così aggressiva, così alta, a cercare di inaridire subito le fonti del gioco della formazione genovese. Allora battaglia all'indietro per Stamilla, ancora il pallone in mezzo di prima intenzione, era ottima l'idea per Capra che però non si è andata a concretizzare. Sulla destra Aime va l'uno contro uno con Bruno, non riesce a superarlo, allora deve tornare sui suoi passi e servire all'indietro Chiara Bini, classe 97, uno dei giocatori che si è messo più in luce in questo inizio del campionato nella formazione rosso-giallo-nera. Salvetti, anzi si trattava di Sighieri che aveva provato a incunearsi, a convergere verso il centro, fermato però. Adesso Daddy contro Piscitelli che sbraccia nel tentativo anche di ostacolare la corsa del numero 9 nero-azzurro, però non è che viene messo ovviamente fuori per consentire le cure del caso a Daddy, che però sembra potersi riprendere. Una Carlins che non sta concedendo nulla alla rivarolese, che sta mantenendo altissimi ritmi. Ottimo l'atteggiamento della Carlin Boys, con una giusta intensità, forse manca un pochettino di precisione in fase di rifinitura, ma non si può pretendere chiaramente la perfezione, però stanno cercando di giocare il pallone a terra, come è giusto che sia, perché comunque il terreno di gioco lo favorisce questo tipo di gioco. Un'ottima intensità, un'ottima attenzione anche in fase difensiva, abbiamo visto che Piovesan è quasi sempre isolato e comunque sempre ben marcato in avanti, quindi non rischiamo niente, cerchiamo di creare con molta pazienza, senza frenesia, le azioni e le trame offensive. Bene così, speriamo di continuare. Rivarolese che prova con grandi difficoltà a tessere la manovra da dietro con Vitellaro, non trova nessun compagno pronto a ricevere, ci prova adesso a centrocampo Chiarabini, che però viene anticipato nella morsa, torna in possesso palla, cerca lo scatto di Aime, pallone ancora una volta impreciso, nulla da fare per l'esterno classe 96. Intanto sostituzione della fila della Carlins, quando siamo giunti al 26esimo minuto esce Cariello, fin qui molto molto positivo nel gestire il gioco in questo ruolo di play basso, al suo posto è entrato in campo Tarantola, dunque prima sostituzione dovuta a un guaio fisico probabilmente, esce claudicante Cariello, qualche problema probabilmente al polpaccio se non andiamo errati, dunque piccola tegola che si abbatte su una Carlins fin qui molto positiva. Vedremo cosa cambierà, anche se poi alla fine Tarantola va a occupare lo stesso ruolo con le stesse caratteristiche. Chiaramente i giocatori sono diversi, ma anche l'esperienza di Cariello è diversa, perché comunque Cariello ha un'esperienza di giocatore professionista in categorie superiori, addirittura l'esordio in Serie A con l'Ascoli, quindi però diciamo che era reduce da un piccolo infortunio muscolare che evidentemente non era riassorbito completamente, quindi ha preferito uscire e non rischiare di magari di peggiorare la situazione. Anche perché comunque la partita, al di là del risultato ancora striminzito, sembra essere particolarmente indirizzata già quando siamo giunti al 28esimo. Insomma, la Carlins giocherà anche domenica una partita molto importante a Campo Morone, che concluderà questo 2014 e sancirà quella che sarà la regina d'inverno, titolo platonico, ma che dal punto di vista psicologico può fare molto bene. Tanto battaglia qui, mette questo pallone in mezzo per Daddy, palla che scorre, intervento in scivolata in extremis di Salvetti, che riesce a impedire a Daddy di avventarsi sul pallone, ma calcio d'angolo per la Carlins con Balbo già pronto sul punto di battuta. Salgono tutti i saltatori, sono 5 gli uomini della Carlins in area,
pallone teso proprio all'altezza del dischetto, salta battaglia, non riesce a indirizzare il pallone, allora spazza via la difesa della Rivarolese. C'è Tarantola, scarica al centro per Stamilla, corto per Capra che giostra in posizione più centrale, entra più nel vivo del gioco toccando molti più palloni rispetto a quando giostra da esterno. Qui impreciso il servizio per Balbo, ma in questa primissima fase con Battaglia e Capra a sostegno di Daddy in questa sorta di albero di Natale, giusto che siamo in clima, anche Mister Papa probabilmente ha voluto adeguarsi, forse ispirato chissà dal Milan di Pippo Inzaghi che ha travolto il Napoli. Fatto sta che comunque sia Battaglia sia Capra in questo inizio di match si stanno dimostrando molto nel vivo del gioco. Intanto attenzione al numero di Daddy che non riesce però a liberarsi da Piscitelli che è tornato su di lui con buono stile. Dicevamo, Battaglia e Capra molto più nel vivo del gioco e quindi più in grado di esprimere le loro qualità anche nell'uno contro uno, anche nello stretto. Beh, direi che una parola su Battaglia bisogna spenderla, nel senso che è un giocatore il cui valore chiaramente è indiscusso, parlano per lui i numeri, è un giocatore classe 92 che nelle prime 8 giornate di campionato ha segnato 7 reti, adesso è arrivato, ha già avuto la possibilità domenica di segnare la prima rete in maglia nerazzurra, ma direi che al di là del valore che appunto è indiscusso e quindi non doveva dimostrarlo, sta dimostrando invece di essersi inserito perfettamente nei meccanismi di gioco della squadra, soprattutto l'intesa con Daddy è ottimale, tanto è vero che Daddy nell'occasione precedente che abbiamo visto, quando Battaglia gli ha servito un assist ed è stato anticipato di un pelo dal difensore, Daddy ha fatto un applauso plateale al compagno per manifestare il proprio apprezzamento sulla giocata. Quindi questa intesa è foriera chiaramente di speranze positive per la squadra, no? Perché due giocatori così, e poi non dimentichiamoci Edoardo Capra che è un altro giocatore che non deve essere assolutamente presentato per le credenziali che ha e per quello che sta dimostrando dall'inizio del campionato a oggi. È perfettamente recuperato dal grave infortunio che aveva subito l'anno scorso, ha tantissima voglia di giocare, ha tantissima voglia di mettersi a disposizione della squadra. E ci ha sorpreso Mister Papa in questo recupero, perché nelle interviste post partita aveva individuato Espinal come spalla ideale di Daddy, no? Un giocatore capace di fare a sportellate per poi appunto liberare spazi per il numero 9. Tanto qui un pallone interlocutorio che rischia di mettere in difficoltà la difesa della Carlins, nulla di fatto però. Dicevamo, quindi ci aspettavamo di vedere confermata questa coppia offensiva che nel secondo tempo tanto bene aveva fatto. Intanto attenzione a Battaglia che vince il corpo a corpo, riesce a mettere il pallone in mezzo, pallone troppo debole, troppo corto, si lamenta Daddy, ma calcio d'angolo che comunque va a premiare ancora una volta il buono spunto di Matteo Battaglia, giocatore classe 92 proveniente dall'Arenzano, ha già vissuto seppur giovanissimo qualche stagione in Serie D proprio con il Borgorosso. 5 gol nella quarta divisione nazionale, il suo best score fin qui. Chissà che con la maglia della Carlins, futura sanremese, possa riuscire ad avere anche il piacere di tornare a calcare quel palcoscenico, magari migliorando il suo bottino. Tanto il calcio d'angolo di Balbo che trova ancora una volta pronto la deviazione aerea Tursi, giocatore importante soprattutto in situazione di calcio piazzato. Pallone messo fuori, c'è qualche problema, un giocatore della Rivarolese in mezzo al campo, vediamo, stiamo cercando di capire quale sia il problema che sta denunciando Salvetti. Stamilla va a cercare di tranquillizzare il giocatore della Rivarolese. Intanto qualche scintilla in zona difensiva con Tursi che dialoga con Mazzei. Pallone restituito. Non abbiamo molto capito questa dinamica di gioco, ma insomma l'importante è che gli animi non si siano surriscaldati troppo oltre, anche in virtù di ciò che è accaduto proprio 3 giornate fa al Comunale.
Incarnis Voltrese. Dunque, torniamo in cronaca con il colpo di testa liberare di Tursi. Ancora batti e ribatti sulla tre quarti. Ancora Tursi che libera i propri 16 metri. Poi battaglia, lotta come un leone, riesce a servire Balbo che allarga ancora sulla destra per Daddi. Daddi, il cross in mezzo sul secondo palo, l'anticipo rischiosissimo da parte di Vitellaro su Capra che mette in calcio d'angolo ma rischia di andare a marcare un autogol. Intanto sostituzione anche nelle fila della Rivarolese. A uscire dal campo sarà col numero 3, se non andiamo errati, Bottero. Al suo posto entrerà Mukai, quindi un altro giovanissimo, classe 96 in campo. Salgono a 4 gli under della Rivarolese, ne avevamo visti anche tanti nella formazione dell'Albissola. Vedremo se riuscirà a mantenere inalterata la qualità. Tanto sulla bandierina Tarantola si è portato pronto a disegnare la parabola. Sul secondo palo l'inzuccata salvata in extremis, poi lo scorpione da parte di Capra che non è nuovo a queste giocate acrobatiche, non riesce però a indirizzare con forza nell'angolino. Dunque nessun problema per Pierluigi Piovesan, che può mettere giù la sfera e cercare ancora una volta il rilancio lungo. A cercare Federico Piovesan, che però era troppo arretrato. Allora Mazzei dall'altra parte, il numero riesce a liberarsi in un primo momento di Pesco, poi torna su di lui Balbo. Il raddoppio è fatale, anticipato Stamilla da Sighieri, tenta la conclusione da lontanissimo. Qui Todde deve distendersi, operare il primo intervento importante del suo match. Dunque prima insidia portata dalla Rivarolese alla porta della Carlins al 35esimo minuto di questo primo tempo. Pesco va al corpo a corpo con Mazzei, ancora una volta lo scontro è duro ma leale, finisce la sfera sul fondo ma l'arbitro concede il calcio d'angolo. Seguiamo ancora questa azione con Sighieri che va a portarsi proprio sul punto di battuta. 4 gli uomini in area, si tratta di Vitellaro, Salvietti e Piscitelli con il supporto di Piovesan, anticipato proprio il numero 9 da Pesco. Pallone ancora che rimane vivo in area, ancora un intervento prodigioso di Todde sulla girata di Piscitelli che salva il risultato. Adesso parte la Carlin Boys in contropiede con Battaglia che serve profondo Daddi, pallone lunghissimo, lo rincorre e lo raggiunge il numero 9 della Carlins. L'assist in mezzo per Capra che ci arriva puntuale all'appuntamento con il tap-in, il 2-0 da parte di Capra che poi si esibisce nel solito doppio salto mortale. 2-0 Carlins al 36esimo minuto. La Rivarolese aveva avuto due palloni buoni per tornare in partita ma in contropiede. Ancora una volta Daddi nella veste inedita di assist man, anzi sempre meno inedita e sempre più tradizionale. E altro infortunio, attenzione alla Rivarolese che sarà costretta probabilmente a operare il secondo cambio, almeno i giocatori che erano intorno a Salvetti hanno fatto il gesto della sostituzione verso la loro panchina. Dunque vedremo se la Rivarolese dovrà attingere alla seconda sostituzione già al 37esimo minuto. Intanto Carlins che si arrampica quota 2, mette in ghiacciaia la partita e se riuscirà a condurre in porto vittoriosamente l'incontro andrà anche a sopravanzare la Voltrese in testa alla classifica del campionato di promozione con 33 punti. Voltrese ferma a 30, non deve recuperare alcun match. C'è da valutare il recupero dell'Albenga che potrebbe portarsi in caso di vittoria a quota 28 andando a insidiare proprio la seconda posizione ma anche entrare nella bagarre per il primo posto. Una squadra che sul mercato di dicembre forse ha vinto l'Oscar del mercato, no? Con sì. Felicello, Moraglia e Prunecchi. Sì, lo condivide con la Carlins. Sì, sì, no, ma l'Albenga ha fatto un bel mercato per cercare di recuperare il gap che lo divideva dalla Voltrese e dalla Carlin Boys. È ovvio che siamo sempre sul
nella teoria, poi il campo sarà quello che dovrà dare come al solito il responso, e vedremo se l'Albenga sarà in grado di inserirsi nella lotta promozione, sicuramente nella lotta per i playoff, questo lo diamo per scontato, però per il primo posto ci sono tre squadre che appunto la Voltrese, la Carlins e l'Albenga. Tornando un pochettino alla partita, direi che intanto seguiamo Stamilla che recupera palla e si produce in uno scatto fino sul fondo prima di essere fermato da Aime, provvidenziale proprio all'ultimo istante. Direi che la Rivarolese ha pagato un pochettino quel sbilanciamento in avanti creato prima da un'occasione, dall'occasione del tiro di prima del tiro di Sighieri, quindi conseguente calcio d'angolo, e poi di nuovo il tiro di Piscitelli ha trovato un pochettino la formazione genovese sbilanciata in avanti ed è stata severamente punita da quel contropiede di battaglia splendido che poi ha servito ancora una volta sulla destra. Daddi si è fatto trovare pronto e preciso ancora una volta, siamo già a due assist nell'arco della partita. Daddi, come dicevamo, si sta rivelando un assist man formidabile. Ed è uno di quei gol che possono anche indirizzare dal punto di vista psicologico la partita, come dicevi, una Rivarolese che per la prima volta forse si era spinta a pieno organico in avanti, va a subire subito il gol, dunque è chiaro che la fiducia, la consapevolezza dei propri mezzi viene a mancare o comunque a diminuire drasticamente, allora la Carlins a buon gioco, lo vediamo anche in queste fasi in cui dopo il 2-0 non si è accontentata del bottino ma sta cercando di rimpinguarlo con una terza rete prima della fine del primo tempo. Intanto piccolo siparietto fra Manuela Asciutto e Pietro Daddi che finiscono per calpestarsi e poi abbracciarsi. Intanto lascia il campo anche Salvetti, quindi seconda sostituzione per la Rivarolese, probabilmente una contrattura alla coscia per lui. Capitan Salvetti lascia il posto a Tossio, quindi altro under in campo, siamo a quota 5 per la Rivarolese, diventa veramente difficile anche sopperire a questo gap di esperienza oltre al gap tecnico che sta palesando per i ragazzi di Sorbello. Vedremo se la Carlins riuscirà ad approfittarne e in quale misura, proprio a partire da questo calcio di punizione sul quale vi sono Tarantola e Balbo. Siamo nel corso del 41esimo minuto. Come al solito sei gli uomini in area. Sighieri si sgola per chiamare alti i propri difensori. Pallone messo in mezzo da Tarantola per l'inzuccata di Alberti, di poco fuori. Altra occasione nitida. Carlins fin qui quasi perfetta, se si eccettuano quelle due situazioni proprio a ridosso fra 34esimo e 35esimo minuto in cui la Rivarolese ha avuto fra i propri piedi la sfera del pareggio. Chiaro che un atteggiamento propositivo poi possa anche portare a rischiare qualche cosa, probabilmente in quelle occasioni lì anche a parità numerica i difensori della Carlins non sono stati particolarmente reattivi. Buon per loro che la difesa sia riuscita comunque a liberare e a fornire un pallone profondo per il contropiede di Daddi, finalizzato poi da Edo Capra. Pallone lungo, ancora a cercare Federico Piovesa nel nulla dell'attacco della Rivarolese. Allora la difesa della Carlins ha sempre buon gioco. Qui Daddi va un soffio dal recupero di un pallone che Piscitelli ha comunque difeso in extremis. Daddi riesce a mantenere in campo il pallone, il cross teso sul secondo palo di collo esterno lungo per Capra che si produce comunque in uno scatto e riesce a mantenere il pallone in campo, anzi no, finisce a terra Capra, nessun problema per lui, aveva temuto per un istante, il linguaggio del corpo non era stato particolarmente
così confortante, no? Ma nessun problema per lui, anzi questo scatto dimostra che si sta avvicinando veramente al picco di forma. Sì, ma anche sul piano della generosità, abbiamo visto che è andata a rincorrere un pallone che poteva benissimo giudicare troppo lungo e lasciarlo andare. Adesso vediamo piegato in due, sta pagando un pochettino lo sforzo enorme che ha fatto per rincorrere quel pallone, che come ripeto poteva anche farne a meno, ma la sua generosità e la sua indole lo ha portato a inseguirlo fino sulla linea di fondo, poi non è riuscito a tenerlo in campo. Però direi ancora una volta rimarchiamo la generosità di Daddi nel recuperare un pallone che la difesa della Rivarolese non ha gestito al meglio, e di Capra nel cercare di creare dal niente una nuova occasione da rete. È un Capra che anche si sta distinguendo a livello di leadership, a livello di personalità, perché l'abbiamo visto molte volte incitare i compagni dal reparto offensivo al ripiegamento difensivo, dunque questo è sinonimo di sentirsi partecipi in pieno e anche responsabili all'interno della squadra. Qui tanto Pesco sradica letteralmente il pallone dai piedi di Mukai, poi il cross in mezzo troppo sul portiere, ancora una volta però Carlings che sulle seconde palle sta dominando la partita, e questa è un po' la chiave di lettura che vogliamo dare anche in virtù dello sprone dato da Valentino Papa nel post Carlings Albisola e anche dal presidente Bersano, che ovviamente non abbiamo visto particolarmente felice dopo domenica scorsa. Sì, è un aspetto interessante quello che hai evidenziato, quello di riuscire a recuperare le seconde palle, anche perché se ben ti ricordi in qualche partita trascorsa avevamo proprio criticato o comunque avevamo evidenziato la mancanza di questo aspetto, cioè di recuperare la seconda palla per poter alimentare l'azione offensiva. Oggi lo stanno facendo molto molto bene e in questo modo intanto impediscono alla Rivarolese di fare un'azione organica e continua, quindi un possesso di palla che possa far trascorrere i minuti, e poi consente anche agli avanti di creare qualche pericolo. Tanto l'arbitro non si avvede di un faccia a faccia particolarmente colorito fra Daddi e Piscitelli, che arrivano quasi testa a testa. Come al solito Daddi al suo difetto. Momento di nervosismo francamente evitabile. Adesso vediamo l'arbitro che si avvicina a Piscitelli. Daddi continua ad alimentare la polemica e qua si rischia veramente di andare allo scontro frontale nelle prossime azioni. Ecco, ci auguriamo ovviamente che Daddi, da giocatore esperto qual è, non cada nel tranello della provocazione. L'unico forse appiglio rimasto alla Rivarolese per cercare di rimettere in piedi un match pesantemente compromesso, non tanto per il vantaggio di 2-0, ma proprio per i valori che si sono visti, che si sono espressi in questo primo tempo in campo. Tanto adesso seguiamo Balbo, che serve ancora a Daddi, cerca la giocata d'effetto, non riesce, allora pallone profondo, intanto lo scatto di Piovesan è ben controllato da Alberti, ma ancora meglio da Todde in uscita, nessun problema dunque, e Tarantola che può lanciare ancora lungo. Daddi recupera questo pallone su Castro, altro classe 97 da tenere d'occhio. Sighieri, Mazzei, Alberti, un anticipo un po' sporco ma comunque efficace, almeno fin tanto che l'arbitro non ha ravvisato il fallo. Fischia alla fine con precisione assoluta il signor Simone Sanseverino della sezione di Albenga, dunque Carnis che chiude questo primo tempo in vantaggio per 2-0. La firma più importante è sicuramente quella di Capra, quella che ha chiuso la contesa, una Carlins che ha mostrato grande continuità nel proporre gioco e soprattutto nel recupero, come abbiamo detto, delle seconde palle, cosa che dimostra grande attenzione, grande fame e grande volontà. Direi che il dominio è stato assoluto, il controllo assoluto della partita, il risultato è giusto, 2-0 ci stanno tutte. E volevo annotare ancora una cosa, il fischio finale nel primo tempo è stato accolto con molta gioia da Capra, che l'abbiamo visto dopo quello scatto veramente stanco, infatti anche il mister Papa se ne è accorto e lo ha spostato al centro dell'attacco per farlo un pochettino rifiatare, perché sulle fasce veramente sia lui che Battaglia sono stati fino a questo momento devastanti e imprendibili per i difensori della Rivarolese. Adesso tutti a prendere un tè caldo e poi torniamo per il secondo tempo. Sempre qui su Telesaremo, ovviamente, canale 216 digitale terrestre. Qui da Pian di Poma è tutto per la prima frazione. Appuntamento fra poco.
Tutto pronto per la ripresa dell'incontro fra Carlins e Rivarolese, risultato di 2-0 quello con cui si è chiuso il primo tempo, un primo tempo mai in discussione, con la Carlins che ha finalmente mostrato quella continuità di gioco, di concentrazione, di attenzione che aveva richiesto Valentino Papa, e Rivarolese che francamente al di là dell'occasione al 35esimo non è riuscita a costruire nulla. Intanto subito partenza arrembante della Carlins, la sponda di battaglia per Stamilla, poi ancora da fuori ci prova Tarantola, pallone che rimane lì, subito pericolosa la Carlins, ancora Daddi, non riesce a uscire la Rivarolese, poi tocco sotto misura di Stamilla che però è stato giudicato in posizione irregolare. Allora calcio di punizione a favore della Rivarolese con Pierluigi Piovesan che va al rilancio lungo, questa volta a favore di Vento. Entrato in campo sul settore di destra Atragene, gli ha lasciato spazio Guido Balbo, se non andiamo errati. Dunque seconda sostituzione anche per la Carlins, squadre che hanno già cambiato parecchio rispetto all'undici iniziale, con diverse efficacie, diversi risultati ovviamente. Prova a ripartire la Rivarolese ma ritmi bassissimi e con davvero poca convinzione nei propri mezzi, tanto che Capra riesce a recuperare per un momento il pallone, poi in anticipo Tursi, Atragene cerca di accelerare sulla corsia centrale, poi serve Daddi sulla destra, spazio davanti a sé, a tempo per guardare in mezzo, per mettere il pallone calibratissimo proprio per Atragene che dopo aver percorso la corsia centrale si era portato fino sul dischetto. Pallone deviato, una deviazione di cui né l'arbitro né l'assistente si sono accorti, dunque la rimessa probabilmente sarà a favore della Rivarolese. Carlins che sembra aver iniziato il secondo tempo con lo stesso piglio del primo, se possibile addirittura migliore. Sì, certo, l'ingresso di Atragene ha dato ancora un maggiore peso all'attacco, perché Atragene ovviamente nasce ed è una punta, è un attaccante, anche se si adatta a questo ruolo di centrocampista, però poi si rende anche pericoloso in area di rigore come ha fatto in questo momento. Quindi l'intenzione di Papa è chiara, quella di non mollare assolutamente niente per conquistare questi tre punti. Sul settore di sinistra è Bruno che mette questo pallone in mezzo insidioso, liberato dalla difesa rivarolese, che però è ancora in affanno, non riesce a rifiatare, non riesce a servire Federico Piovesan al centro della difesa della Carnis. Atragene anticipato in bello stile da Mukai, poi va al rinvio col sinistro, arriva proprio qui sotto la nostra postazione, fa buona guardia Tursi, lascia l'incombenza della battuta al solito Pesco, dotato di una gittata di oltre 35 metri. Vedremo se anche in questa occasione la rimessa laterale si trasformerà in un traversone. È proprio così, non ci arriva nessuno però, richiamato Pesco da Daddi che forse voleva un altro tipo di traiettoria. Tarantola in mezzo a tre, si libera in bello stile, poi il pallone filtrante per Daddi, grande idea, ci mette una pezza però Castro, Stamilla, Pesco, pallone di ritorno per Stamilla che però non giunge a destinazione. Allora Pesco va alla rimessa cercando ancora Stamilla, Pesco, Atragene nell'uno contro uno, nel rimpallo alla meglio su Mukai, raggiunge il fondo, affrontato da Sighieri, affrontato però in maniera irregolare, l'arbitro attende un attimo, poi fischia il fallo. Calcio di punizione per la Carlins proprio a ridosso del lato corto dell'area e subito un'altra occasione molto molto propizia. Sì, l'arbitro si è consultato con lo sguardo, col guardaline, perché probabilmente voleva valutare se il fallo era avvenuto all'interno dell'area di rigore o fuori. Evidentemente il guardaline ha correttamente indicato che il fallo è avvenuto all'esterno dell'area di rigore, quindi calcio di punizione e non calcio di rigore. Dunque sfera sistemata proprio mezzo metro fuori dal lato corto dell'area, sulla sfera come al solito Tarantola, uno degli specialisti della Carris, uno dei tanti
possibili autori di parabole pericolose. Tanto la palla è tesa su Piovesan, che smanaccia come può. Ancora Tarantola, pallone in mezzo insidiosissimo che Piovesan deve controllare sotto la pressione di Tursi e di Alberti, proprio due dei peggiori clienti che si possono incontrare in area di rigore su situazione di palla aerea. Bruno, qui forse poteva essere lasciata la norma del vantaggio su questa posizione irregolare da parte di Piovesan, ma la segnalazione dell'assistente Sciutto è stata raccolta da San Severino. Allora Carnis, che è costretta a ripartire senza più il vantaggio del mancato posizionamento della difesa ospite. Palla larga per Atragene, arriva in sostegno Pesco, vedremo se Atragene riuscirà a servirlo. Atragene però va all'uno contro uno, riesce a superare due avversari, la sua conclusione col sinistro è debole, rimpallata, poi ci prova ancora Pesco col destro. Nessun problema per Pierluigi Piovesan, e palla ancora una volta controllata e affidata per il rilancio lungo ai propri difensori. Ancora possesso Carlins, Capra, ancora una volta percentuali bulgare di possesso palla per la formazione nerazzurra, che questa volta però è riuscita anche con una certa concretezza a gestire tanto Daddi chiama una battuta rapida a Tarantola. Dormiamo, dice Daddi, uno dei più positivi oggi, dei più volenterosi, uno dei trascinatori di questa Carlins 2014-2015, al di là dell'apporto in fase realizzativa. Dopo svariati secondi Daddi era ancora solo ed è stato servito. Prova a liberarsi con un sombrero del diretto marcatore, ritorna sui suoi passi, lavora con la suola, all'indietro per Stamilla, ancora per Tursi, l'apertura sulla sinistra per Capra, non riesce a controllare il pallone, ben anticipato da Vitellaro. Adesso però torna sul pallone, cross troppo corto per Daddi, che forse si era anche mosso con un attimo di ritardo visto l'improvviso ritorno in possesso di palla. Andiamo, Valentino Papa molto tranquillo in panchina. Sono ormai passati 52 minuti dall'inizio della partita, non abbiamo ancora visto la Carlins mollare per un secondo. Nessun calo di tensione denunciato, dunque al di là del risultato, al di là dei tre punti che stanno maturando, andiamo a valutare la prestazione, forse una delle più positive di questo primo scorcio di campionato. Sì, evidentemente anche i giocatori della Carlins hanno fatto tesoro di quello che è successo nelle partite precedenti, dove i cali di tensione hanno causato. Però attenzione, abbiamo visto un'occasione adesso di un tiro di un avanti della Rivarolese che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Dicevo, evidentemente sono ragazzi intelligenti che hanno imparato tra virgolette la lezione e cominciano ad assimilare la mentalità che il loro allenatore vuole inculcare, cioè di non mollare mai e quindi giocare sempre la partita ai massimi ritmi. Vediamo ancora Battaglia che cercava di controllare un pallone in area di rigore, non è stato contratto da un difensore. Adesso c'è stato il fallo di mano di Stamilla, ma anche questi sono segnali. Ha impedito la ripartenza dalla Rivarolese questo fallo di mano, non sappiamo se volontario o meno, però la mentalità è quella giusta. Finalmente vediamo in una partita una continuità nell'intensità del gioco e del possesso palla da parte della Carlin Boys. Ahimè, si produce in un gioco di prestigio il primo della sua partita. Poi Sighieri resiste alla prima carica di Pesco, subisce però il ritorno di Tursi. Allora Carlins che può ripartire sulla destra con Pesco. Atragene adesso sembra voler gestire con maggior calma il possesso la Carlins. Battaglia sulla destra per Daddi. Pesco, Atragene al centro per Battaglia, lavora il pallone con la suola, si gira,
pesca ancora Daddi, cerca la Veronica, non riesce, ancora battaglia però in possesso palla in mezzo a tre, palla ancora dentro per Daddi e qui arriverà il cartellino giallo per il giocatore numero 4, probabilmente Castro. Dunque calcio di rigore per la Carlins ormai al decimo minuto della ripresa. Splendido lo spunto di battaglia, ma altrettanto prezioso la presenza e la posizione di Daddi al centro del cuore dell'area. Allora Daddi prova ad arrampicarsi a quota 11 nella classifica marcatori, cercando di trasformare questo penalty, mentre su Pian di Poma si sono accesi anche i fari di cui parlava a inizio match Daniele Saba. L'arbitro va a sistemare i giocatori al limite dell'area. Tanto Daddi contro Pierluigi Piovesan. Undicesimo minuto della ripresa, Carlins 2, Rivarolese 0. Vedremo se arriva il tris e arriva con un rigore, un'esecuzione perfetta da parte di Pietro Daddi. 3-0 dunque, partita che ancora una volta si chiude anzitempo qui a Pian di Poma. Al di là della qualità della prestazione di domenica scorsa, Pian di Poma si sta dimostrando veramente un talismano per la Carlins, con goleade su goleade. Allora prima i 4 gol all'Albisola, adesso i 3 provvisori alla Rivarolese. La scelta di cambiare manto erboso e quindi di cambiare campo di gioco si sta rivelando azzeccata. Sono partite che si sono sviluppate in maniera diversa. Abbiamo visto la difficoltà nel primo tempo della partita di domenica, mentre invece adesso c'è un controllo totale da parte della Carlins e i frutti si vedono. Abbiamo visto un'azione spettacolare, comunque nell'esecuzione da parte di Battaglia, che ha servito Daddi, che aveva fatto anche lui un movimento perfetto al centro dell'area per smarcarsi, e il difensore della Rivarolese non ha potuto fare altro che trattenerlo e causare il fallo da rigore, che ha causato anche la prima ammonizione della partita, in una partita sostanzialmente corretta, e quindi è giusto anche il calcio di rigore. Tutto bene, 3-0, partita se vogliamo messa in ghiacciaia. E quindi adesso si tratta di amministrare il risultato. Vediamo anche il terzo cambio, entra Espinal, quello che tu avevi pronosticato come un protagonista dall'inizio, entra adesso al posto di Battaglia. Assolutamente positiva la prestazione di Battaglia, oltre il gol, oltre alle azioni da gol che ha creato, si è mosso anche bene, adesso ha fornito l'assist su quel fallo che ha subito Daddi in area di rigore, quindi direi che solo note positive oggi per la Carlins Boys. E sarà suggestione, ma quando hai parlato di ghiacciaia si è alzata una brezza non certo tiepida e confortante. Speriamo ovviamente di poter concludere l'incontro senza pioggia e senza raffiche, visto che Pian di Poma è una zona soggetta purtroppo a intemperie di questo genere. Dunque per noi che siamo su una postazione scoperta è importante mantenere le condizioni ideali. Tanto seguiamo ancora questa offensiva della Rivarolese con Vitellaro profondo a cercare Chiarabini, un po' in ombra quest'oggi, ma è difficile veramente giudicare la prestazione dei singoli. Attenzione all'occasione per la Rivarolese, viene messo giù in area Sighieri, reclamano il calcio di rigore giocatori giallorossoneri, ma l'arbitro è irremovibile, lascia giocare, si va avanti. Dunque Tarantola dentro per Espinal, che apre subito sulla sinistra per Capra, posizione irregolare da parte del giocatore numero 7 della Carlins. Abbiamo adesso uno schieramento con Daddi riferimento avanzato e direi alle sue spalle un trio composto da Tragene, Capra e Espinal. Adesso andremo proprio a vedere questo lavoro di sportellate a cui faceva accenno mister Valentino Papa da parte di Espinal al servizio di Daddi. Intanto a Tragene scatenato oggi nell'uno contro uno, cerca di superare il diretto avversario, lo scarico all'indietro per Tarantola, pallone morbido in mezzo, libera la difesa della Rivarolese. Allora Capra è costretto a ricominciare dall'altra parte, al centro per Tarantola, ancora profondo a cercare lo scatto di Bruno, anticipato però da Vitellaro che mette in rimessa laterale. Continua il forcing offensivo della formazione nero-azzurra, che
non sembra volersi accontentare del 3-0. Anche questo fa parte della mentalità della grande squadra, cercare sempre comunque la via del gol con continuità, come in questo caso con Stamilla che manca l'aggancio da Cineteca. Ecco, forse oggi, se vogliamo proprio andare a cercare l'ago nel pagliaio, manca ancora il gol da Cineteca, cosa che invece avevamo visto domenica scorsa con Pietro Daddi, gol che potrete rivedere anche domani, venerdì sera alle ore 19.50, 23.20, con la nostra rubrica d'approfondimento Sport TV. Direi che Valentino Papa si sta rivelando anche, oltre che un ottimo allenatore, un ottimo conoscitore della tattica, anche psicologicamente. Ha inserito in questo momento Espinal, un giocatore che sicuramente per caratteristiche e per anche carattere proprio suo è un giocatore che non ci sta mai a rinunciare a cercare la via del gol, e questo è importante perché magari sul 3-0 poteva subentrare un certo rilassamento nella squadra, magari poteva operare un cambio diverso togliendo una punta, magari ripristinando il centrocampo a 4. Così non è stato, e questo chiaramente è una caratteristica da sottolineare dell'allenatore, che come vediamo Espinal sta entrando in tutte le azioni adesso manovrate dalla Carling Boys, ha una grandissima voglia probabilmente di mettere anche la sua firma su questo risultato, come l'ha messa domenica con una bella doppietta, e quindi bisogna dare merito all'allenatore anche su queste piccole sfaccettature nel gestire i cambi in maniera intelligente. Senza dubbio è così, infatti per gestire peraltro una rosa di così grande qualità e profondità serve anche una certa oculatezza, non solo da un punto di vista tattico ma anche psicologico, tutte doti che Valentino Papa ha affinato anche nella precedente esperienza alla guida dell'Argentina, dove ha raggiunto proprio la promozione, dalla promozione all'eccellenza, lasciando poi la formazione rossonera quando a metà campionato si trovava al terzo posto in classifica. Intanto seguiamo ancora la sgroppata sulla destra di Atragene, che cerca larghissimo dall'altra parte Capra, fuori misura il suggerimento, ringrazia comunque il compagno per l'idea, nulla da fare dunque per Edo Capra. Dunque Daddi, che dicevamo sale a quota 11 nella classifica marcatori, insegue Umberto Cardillo, altro bomber principe di queste categorie, quindi lotta a distanza fra Carlins e Voltrese che si arricchisce ovviamente di nuovi capitoli. Ma Carnis, che adesso sembra voler prendere il sopravvento, Atragene, palla in mezzo per Capra, l'1-2 sempre con lo stesso Atragene, ancora la palla in mezzo, bucano in due, non ci arriva sul secondo palo nemmeno Espinal, rimessa laterale a favore della Rivarolese. 18 minuti di gioco, 3-0 a favore della Carnis, che dunque vede materializzarsi il sorpasso in vetta nei confronti ai danni della Voltrese. 33 per i neroazzurri i punti, 30 quelli per i genovesi. Formazione genovese che domenica scorsa è caduta a Serraricò, proprio dove anche la Carlins aveva conosciuto quella che è finora l'unica battuta d'arresto di questo campionato. Capra, l'arbitro ancora una volta non applica la norma del vantaggio. Alla gioco che riprende con calcio di punizione, battuto rapido per Bruno sulla sinistra, non riesce ad arrivare al cross visto l'anticipo di Vitellaro, non ha però le forze e le qualità per ripartire in maniera efficace la Rivarolese. Adesso ci prova sul settore di sinistra in maniera un po' macchinosa con Mazzei, profondo non esce Todde, lascia lo spazio per la conclusione a Federico Piovesan, che dunque accorcia le distanze, 3-1 e settimo gol stagionale per lui. Situazione in cui la Carlins si è lasciata un po' sorprendere con questo lancio lungo di Mazzei a difesa schierata. Adesso vediamo qualche conciliabro fra i giocatori neroazzurri, che ovviamente non possono ignorare l'errore compiuto, e dunque vedremo se vi sarà una reazione, anche se sul 3-1, per cancellare questo piccolo neo che chiaramente non pregiudica l'esito del match, ma rischia di rischia, e noi ci auguriamo possa rendere
più vivo questo finale di match. Chiarabini cerca lo scambio con Piovesan, adesso rapidi ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra. Cardis e Rivarolese cercano il gol andando subito sulla verticale. Chiarabini, manca l'aggancio, Stamilla, Tarantola, Pesco, Atragene lascia scorrere profondo per Espinali, intanto Stamilla se la prende con Pesco, reo di aver accelerato troppo le operazioni. Attenzione, palla bucata dalla difesa, poi Espinal probabilmente si ritrova con questo pallone troppo sotto improvvisamente, non riesce a portare avanti il corpo e quindi a indirizzare verso la porta, dunque sfuma questa occasione, situazione di gioco rotto, e Pierluigi Piovesan può andare dunque al rinvio lungo a cercare ancora una volta Federico Piovesan. Campanile sulla destra per Jaime, riesce in qualche modo con un sombrero a servire un compagno. Adesso Sighieri cerca di suonare la carica, deve fare attenzione la Carnins a non considerare completamente e definitivamente chiuso l'incontro. Tarantola per Capra sul settore di sinistra, appoggio perfetto ma controllo impreciso. Allora Alberti, Bruno, ancora Tarantola, adesso sì, la Carlins cerca di far girare palla in maniera più razionale, andando poi a verticalizzare solo dopo aver tessuto una trama piuttosto corposa. Capra in mezzo, respinge in elevazione Piscitelli, poi il gioco pericoloso fischiato ai danni di Capra. Una Carlins che forse ha denunciato il primo calo d'attenzione in occasione del gol della Rivarolese, una situazione che ovviamente non deve ripetersi e che non deve avere strascichi, perché le grandi squadre non possono permettersi, soprattutto magari quando giocano contro squadre di pari livello, però, defiance. Però c'è da dire, il calcio è anche questo. È bello il gioco del calcio, piace a tutti proprio per la sua imprevedibilità. Quando una partita assolutamente controllata e dominata da una squadra, basta una giocata degli uomini, se vogliamo, di più prestigio che può schierare la Rivarolese in questo momento, cioè Mazzei, che ha fatto un lancio alla perfezione per Piovesan, ha trovato un pochettino la retroguardia dei nerazzurri piazzata male ed ecco che è uscito fuori il gol che dà le speranze alla Rivarolese. Quindi ripeto, è imprevedibile, il calcio è così, d'altronde è anche il bello del calcio questo, la giocata di due giocatori di valore ha creato un'occasione dal niente. È proprio così, effettivamente la Rivarolese si è affacciata raramente in area della Carlins, ha sempre comunque portato pericoli non di poco conto, ma chiaramente l'abbiamo anche ripetuto in fase di presentazione, la Carlins è ancora in una fase di costruzione, una fase di ricerca, di amalgama fra l'allenatore e i giocatori, ovviamente fra i vecchi giocatori e i nuovi giocatori che sono giunti dopo il mercato di dicembre, dunque bisogna sempre considerare tutti i fattori che poi vanno a comporre la prestazione. Intanto è uscito col numero 11 Jaime, è entrato al suo posto col 16 Marco Pastorino, esaurisce le sostituzioni della Rivarolese quando mancano 22 minuti al termine dell'incontro. Intanto Daddi prova la conclusione incrociata sul secondo palo, non riesce però a strozzare in maniera misurata il pallone, lo fa eccessivamente, pallone che si perde oltre il secondo palo della porta difesa da Pierluigi Piovesan. Il quale può andare dunque all'ennesimo rinvio della sua partita, un rinvio lungo a cercare come al solito la torre di Federico Piovesan. Sfida che
in questa occasione finisce in parità con Tursi, con un pallone che rimane sostanzialmente lì. Poi Alberti all'indietro per Todde, largo a sinistra a cercare Bruno, va al contrasto aereo con il neoentrato Marco Pastorino alla peggio, ha ricevuto un colpo al naso che probabilmente necessiterà delle cure del caso. Dunque ancora una pausa in questo finale in cui la Rivarolese ha trovato il gol della bandiera con una giocata assolutamente estemporanea, non frutto di una pressione prolungata o di un gioco espresso in maniera continuativa, e Karlinsk adesso cerca di gestire ma non può assolutamente gigioneggiare eccessivamente vista la qualità degli avanti genovesi. Pallone profondo in questo caso per Federico Piovesan che non ci arriva, forse anche ostacolato dal vento che allunga la traiettoria. Rimessa dal fondo che verrà battuta da Todde. Ricordiamo ancora una volta 26esimo minuto della ripresa, 71 in totale, 3-1 a favore della Karlinsk che in questo momento è virtualmente da sola in testa alla classifica. Capra sventagliata a cercare Daddi, posizione regolare la sua, qui pro quo fra il portiere Pierluigi Piovesan e Mario Mukai. Non ci crede fino in fondo Daddi, allora la difesa si salva. Tossio al centro per Pastorino, poi lo scambio per Vitellaro. Sighieri adesso difende palla dall'aggressione di Tarantola e di Bruno. Molto bene qui Sighieri, poi scivola, perde il controllo della sfera, pallone all'indietro per Alberti che serve Pesco. Tarantola chiamato a gran voce da Daddi, preferisce però allargare sulla sinistra dove ha più spazio Bruno. Capra, Tarantola risventaglia questa volta verso destra a favore di Pesco. Daddi, Pesco ancora lì indietro per Tursi, ora è fluente il possesso palla della Karlinsk prima della verticalizzazione a favore di Daddi. Tursi, l'anticipo su Piovesan da là per la ripartenza di Stamilla, si libera molto bene a destra, pallone messo lunghissimo sul secondo palo, ci arriva Espinal, però c'è un fallo in precedenza con probabilmente il giocatore dominicano che si è appoggiato sulla schiena di Tossio. Dunque calcio di punizione a favore della Rivarolese, rilancio lunghissimo. Approfittiamo di questa fase di stasi della partita anche per ricordare i prossimi appuntamenti della Karlinsk. Il 2015 probabilmente si aprirà con la semifinale di Coppa Italia in campo neutro contro la Voltrese, quindi subito un appuntamento importante al quale la formazione neroazzurra dovrà farsi trovare pronta. Quindi anche nella pausa natalizia saranno un po' da gestire i carichi di lavoro, perché insomma non si può fallire anche l'obiettivo Coppa Italia. Certo, certo, è un obiettivo a cui la società tiene molto, anche se poi è un titolo platonico quello di conquistare la Coppa Italia di promozione, però sicuramente il lavoro di Valentino Papa, oltre a mettere la cosiddetta benzina nel serbatoio dei giocatori per poter poi affrontare nel modo migliore, nelle condizioni migliori, il girone di ritorno che inizierà l'11 di settembre in casa con il Cogoleto, ma cercare di farsi trovare pronti, come dicevi te, anche in questa semifinale. Non sappiamo ancora la data perché non è ancora stata stabilita, ma sicuramente sarà prima dell'11 di gennaio, data di ripresa del campionato. Dunque Karlinsk non alla ricerca di triplete perché non c'è una terza competizione da vincere, ma almeno della doppietta, e sulla strada per il successo c'è ancora una volta la Voltrese che
essere il titolo regionale assoluto con la vincente dell'altro. Ecco, il titolo regionale potrebbe far parte del triplete carlino, effettivamente. Tanto sulla destra Tragene ha spazio, entra in area, buono il controllo, palla in mezzo, semplice per Espinal che non riesce a pervenire al tap-in decisivo. Allora Daddi con grande rabbia recupera questo pallone al limite, lo scambio con Stamilla, Daddi il sombrero col sinistro e un altro euro gol per Pietro Daddi, 2 in 3 giorni, è arrivata anche la perla che abbiamo chiamato a gran voce pochi minuti fa. Il quarto gol è firmato Pietro Daddi, ancora una volta è uno splendido capolavoro di tecnica, abilità, forza, tenacia e agonismo. 4-1 per la Carlins e se mai qualcuno avesse pensato a una partita riaperta con questo gol possiamo tornare tranquillamente in fase d'analisi e dire che anche se solo ufficiosamente, almeno fino al triplice fischio, la Carlins si porta solitaria in vetta alla classifica con 33 punti, 30 alla Voltrese. Adesso poi attendiamo notizie anche sull'Albenga che potrebbe avvicinarsi a quota 28. La ciliegina sulla torta, questo gol di Pietro Daddi, un gol che il giocatore originario di Torino ha meritato per il lavoro svolto al servizio della squadra soprattutto nel primo tempo. In questo secondo chiaramente ha cercato più la via del gol personale. Attenzione però a questa palla recuperata in aria dalla Rivarolese, possesso che rimane giallo rossonero. Rivarolese che giostra ancora con Chiarabini, monta alta la pressione di Tursi che affronta irregolarmente Chiarabini. Continuano a raddoppiare, a triplicare le marcature i giocatori della Carnis. E questi sono i segnali che sicuramente faranno piacere a Valentino Papa. La conclusione da lontanissimo, un euro gol da parte di Sighieri. Altra perla. Quando siamo giunti al 32esimo minuto, è stato Sighieri a mettere in porta questo pallone, non ci ha pensato su due volte per scaricare questa sassata che ha sorpreso Todde, ma francamente qui ben pochi portieri avrebbero potuto opporsi con efficacia. Da circa 30-35 metri il numero 10 del Rivarolese ha trovato la conclusione del mercoledì. Espinal per Daddi, ancora Sighieri che adesso prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Potrebbe essere troppo tardi, ma questo gol ha sicuramente riacceso un po' gli entusiasmi. L'uscita di Todde ad anticipare Piovesan, nessun problema per lui. Altro gol di pregevole fattura, chiaramente. Non soltanto la Carlins è favorita nel suo tessere le trame, ma anche i giocatori avversari di grande qualità con un campo così possono esprimere queste giocate. Certo, se avevamo qualche timore di annoiarci nell'ultima mezz'ora di gioco, ecco che i giocatori ci hanno prontamente smentito, perché comunque ci hanno offerto prima la perla di De Daddi che ha fatto veramente un gol fantastico, e altrettanto fantastico devo riconoscere il gol di Sighieri che ha controllato il pallone in maniera pregevole e poi ha fatto partire un tiro meraviglioso che si è insaccato. E quindi non ci si annoia a Pian di Poma, non ci si annoierà domani sera a rivedere questa partita indifferita su Tele Sanremo, e quindi come si suol dire, gli assenti hanno torto. Ovviamente sia gli assenti di Pian di Poma sia gli assenti su Tele Sanremo e anche gli assenti di Sport TV, perché come ben sapete ogni venerdì alle ore 19.50, 23.20 in replica al sabato alle 13.10 va in onda la rubrica d'approfondimento sportiva Sport TV, nono anno, tanti gli sport trattati, ma ovviamente focus dedicato alla Carlins, a questo campionato di promozione che si sta rivelando interessante, ricco anche di colpi di scena, con una Carlins che forse ha stentato un po' all'inizio ma adesso sta realmente ingranando.
Ora Tursi libera la propria area di rigore, scongiurato dunque l'incubo dell'angolo delle barzellette in questo finale di partita, perché le due squadre comunque stanno dando prova di grande orgoglio. La Carlins ovviamente cerca di non mollare un centimetro per dare anche l'impressione di solidità e per acquisire maggiore consapevolezza. La Rivarolese ovviamente non ci sta e con l'orgoglio cerca di accorciare ulteriormente le distanze, anche se ormai 4-2 sembra essere il risultato acquisito, che potrebbe anche essere quello finale. Daddi. Beh, merito sicuramente della Rivarolese, che nonostante sia arrivata a Sanremo in una formazione assolutamente rimaneggiata, ma e poi ancora ulteriormente rimaneggiata nel corso della partita dai due infortuni subiti, non ha rinunciato a creare appunto dei problemi alla difesa della Carlins, e con due giocate magistrali è riuscito a segnare due reti. Quindi dobbiamo fare anche un plauso alla Rivarolese per come ha condotto questa gara. E Spinale l'inseguimento di questo pallone lunghissimo profondo, sul quale però c'è in anticipo Bottero, anzi Piscitelli, che va al rinvio lunghissimo sbilenco, finisce sulle gradinate di Pian di Poma. La Tragine allunga spizzando di testa per Spinal, mette ordine Tarantola, palla a terra, cerca spazio per servire un compagno, lo fa servendo Capra, poi a sinistra ancora Bruno. Daddi, che adesso sembra voler prediligere il settore di sinistra. Con qualche affanno Piscitelli cerca di rilanciare lungo, c'è ancora Daddi però, che tenta una delle sue aperture sontuose sulla destra per Atragene, che è pronto all'appuntamento, all'indietro per Pesco. Ancora Atragene. Pensa di andare nell'uno contro uno, poi si accorge di non avere la velocità, la reattività sufficiente per farlo, allora indietreggia e serve Pesco saggiamente. Ora Tarantola dentro per Stamilla, ancora largo per Atragene, solo a spazio davanti a sé, il cross teso in mezzo, forse avrebbe avuto il tempo e lo spazio per poter entrare dentro, preferito subito andare al traversone. È stato facile preda dei giocatori da Rivarolese con Piovesan, che adesso prova a servire dall'altra parte Mazzei, che però ha desistito immediatamente. Adesso dall'altra parte Spinal, non c'è un attimo di pausa nonostante il risultato, e Spinal in mezzo a due prova a far filtrare il pallone per Atragene. Calcio d'angolo per la Carlins. Tiro dalla bandierina ancora una volta affidato ai sapienti piedi di Tarantola. Si prende tutto il tempo per procedere alla battuta di questo calcio d'angolo. Sono 7 minuti al termine, più eventuale recupero. Vedremo se poi il signor Sanseverino opterà, come nel primo tempo, per chiudere la contesa senza speculare troppo sul recupero. Capra per Stamilla. Gestione del possesso piuttosto serena da parte della Carnis in questo finale, con Bruno che ha servito Tarantola. Cerca lunghissimo Daddi, poi la conclusione al volo. C'è probabilmente la posizione irregolare segnalata dall'assistente. Protestano i giocatori della Carlins come se si trattasse di un gol decisivo nell'assegnazione di un campionato, e questo è un altro segno chiaro della mentalità e della voglia. Guardalini aveva dato aveva indicato il centro del campo, non considerando in fuorigioco Stamilla. Invece l'arbitro si è preso lui la responsabilità di annullare la rete, ritenendo magari di essere in posizione migliore rispetto al guardaline. Io qualche dubbio ce l'ho su questa decisione, perché comunque il guardaline è sempre posizionato sull'ultimo uomo. Adesso vediamo che l'arbitro è andato a consultare il guardaline e sembra intenzionato a concedere la rete. Non riusciamo a capire. C'è un fitto conciliabolo al centro del campo. Adesso siamo passati dalle proteste carline a quelle genovesi.
Sì, ha concesso la rete, sì. Dopo essersi consultato con l'assistente Isolabella, l'arbitro ha concesso la rete di Stamilla, un'azione abbastanza confusa e contestata. Non riusciamo a capire bene effettivamente, poi magari lo rivedremo al ralenti, però fatto sta che il guardaline assolutamente ha indicato il centro del campo considerando la posizione di Stamilla regolare. L'arbitro in un primo momento pensava di avere visto una posizione di fuorigioco, poi però correttamente è andato a consultarsi con l'assistente che era posizionato in maniera ottimale e quindi è ritornato sui suoi passi e ha concesso la rete. 5-2 quindi. 5-2 dunque. Adesso chiederemo a Daniele Sabba di portarci anche il pallottoliere visto la piega che sta prendendo il match. Tanto Piscitelli adesso in maniera svogliata porta avanti questo pallone corpo a corpo vincente con Stamilla. Mukai recupera il pallone, poi Pesco per Daddi, pallone troppo corto, si arrabbia Daddi. Poi Chiarabini cerca di saltare a Tragene. Attenzione a Siglieri. Partita che non è assolutamente finita. Le circostanze hanno portato le due squadre a voler combattere fino al termine. Qua l'intervento un po' scoordinato da parte di Piovesan su Todde. Non sicuramente cattivo l'intervento del numero 9 della Rivarolese, ma certamente pericoloso sul portiere in uscita. Dunque giusta la sanzione dell'arbitro e giusta anche la decisione di non procedere all'ammonizione, sia per il tipo di intervento sia per la situazione di risultato che si sta delineando. L'arbitro fa arretrare il punto della battuta. Pallone messo fuori, è rimasto a terra Piovesan. L'arbitro si avvicina, va a sincerarsi delle condizioni dell'attaccante della Rivarolese. Consultiamo il cronometro per verificare quanto manchi al termine, circa 3 minuti più eventuale recupero con ormai pochi spunti di riflessione, tanti i gol realizzati anche di ottima fattura, quindi sicuramente non ci lamentiamo di questo finale di gara che poteva essere ben più soporifero, ma grazie ai 22 interpreti in campo è stato avvincente fino al termine. Ora è fisiologico il momento di pausa che si prende anche Piovesan, partita che ha più poco da dire. Tre giocatori della Rivarolese a colloquio con Espinal. L'arbitro finalmente consente la ripresa del gioco, il pallone restituito da Chiarabini a Stamilla, lasciata scorrere la sfera a favore di Todde. Rivarolese temporaneamente, pensiamo in 10 per l'uscita di Piovesan, che comunque ci sembra in grado di poter rientrare sul rettangolo di gioco. Vedremo se sarà così, intanto possiamo dire con certezza che non sarà decisiva questa defezione ai fini del risultato. Adesso chiede di rientrare, gli viene concesso. Vivace scambio di battute fra l'arbitro e Federico Piovesan. Ovviamente non possiamo riportare, a meno che le nostre telecamere, i nostri microfoni non abbiano intercettato l'audio, a Tragene. Il diagonale ancora una volta strozzato. Chiede mister Sorbello di non smettere di giocare ai suoi, di onorare la partita fino al termine, fino alla fine. Difficile in queste condizioni, ma assolutamente necessario per evitare di subire e di vedere ancora ampliarsi il margine e il passivo. Siamo sicuri comunque che l'arbitro non concederà eventuale recupero, andando a fischiare la fine appena scatterà il 45esimo minuto.
pensiamo anche di interpretare il desiderio di giocatori e soprattutto degli spettatori presenti qui a Pian di Poma, perché la serata comincia a farsi un po' freschina. Vediamo anche Daniele Saba che sta un po' soffrendo le condizioni meteo di questo ultimo scorcio di gara, ma teniamo stoicamente duro per raccontarvi anche questi ultimi scampoli con Tursi. Tarantola adesso per vie orizzontali, l'arbitro porta il fischietto alla bocca, poi consulta il cronometro, anche egli in attesa della fine precisa dei 45 minuti. Arriva dunque il triplice fischio, la Carlins supera la Rivarolese per 5-2 in un match vivace condotto dall'inizio alla fine dalla formazione nero-azzurra, che si è anche concessa il lusso di andare a segnare un altro Eurogol con Daddi dopo quello contro l'Albisola, due gol da copertina, e soprattutto quello che c'è da rimarcare è la prestazione sempre convincente anche nei momenti in cui il passivo era diventato ormai chiaro. Sì, merito, ripeto, ancora una volta faccio i complimenti al Rivarolese, perché comunque ha avuto la forza di segnare due reti alla Carling Boys in una partita dove la Rivarolese ha avuto veramente pochissime occasioni per portare degli attacchi pericolosi alla difesa nerazzurra, però è riuscita comunque a segnare due reti con due giocate di qualità, e quindi lo spettacolo non è mancato. Speriamo di continuare così. Adesso il compito di Valentino Papa sarà quello di, oltre che gestire chiaramente le forze per queste tre partite, diciamo in una settimana, quindi c'è la partita di domenica, ma soprattutto di perfezionare ancora ulteriormente questa squadra, che appare già comunque avviata su un binario di assoluto dominio nel campionato. Vogliamo allora anche l'occasione per salutare i nostri amici a casa e per gli auguri di buone feste, perché ci rivedremo con le telecronache della Carling Boys a inizio 2015, dunque più sereno di così il Natale e il Capodanno dei tifosi della Carlis non potrà essere. Sì, finalmente abbiamo una squadra competitiva, possiamo ambire a vincere un campionato importante, e quindi io colgo l'occasione per augurare a tutti quanti i telespettatori di Telesanremo un felicissimo Natale, un sereno Natale, un felicissimo 2015 che sia foriero per la Carling Boys del traguardo che ci siamo prefissati. Da parte di Gerson Maceri allora e Daniele Saba, un saluto e arrivederci allora nel 2015 per le partite casalinghe della Carling Boys, campionato di promozione 2014-2015.